Esce al cinema in prima linea, un film documentario di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso, un viaggio attraverso le testimonianze di 13 fotoreporter di guerra italiani che con i loro intensi scatti hanno mostrato l'inferno, testimoni diretti di una parte della storia che rischiava di rimanere sommersa nel non raccontato. Prima linea nasce dal desiderio di raccontare e entrare in un mondo che probabilmente il pubblico non conosce bene, almeno non lo conosce nella sua essenza, che è quello dei fotoreporter di guerra. Ne abbiamo incontrati 13 lungo il nostro cammino e attraverso di loro, attraverso i loro ricordi, attraverso soprattutto le loro fotografie, abbiamo cercato di restituire quello che c'è dietro la macchina fotografica. E chi c'è dietro la macchina fotografica sono uomini e donne che hanno delle emozioni, hanno dei sentimenti, hanno dei ricordi e hanno anche delle cicatrici. Io ho sempre pensato di dover fotografare le persone, non la guerra. Qua siamo in Siria. È stato l'assedio più lungo dalla seconda guerra mondiale. Eravamo lì sotto e sentivamo le bombe che cadevano sopra la nostra testa. Qua c'è la bandiera dell'ISIS. La sua prima reazione è stata quella di tirare su le mani come se si fosse arresa. Da parte loro abbiamo trovato comunque la disponibilità perché ci hanno ospitato nelle loro case e nei loro studi e ci hanno aperto un nuovo mondo. In effetti con Francesco quando eravamo lì per l'intervista, quando loro parlavano già ci emozionavano con i loro discorsi, le loro emozioni, le loro paure che vengono raccontate nel film. In Ucraina mi ricordo che quando tornavo facevano i fuochi d'artificio e mi spaventavo. Mi rimane solo speranza di non essere prossima vittima di qualche cecchino. La guerra è guerra e se veniamo lì a documentarla dobbiamo essere consapevoli che magari non tutti torniamo a casa.